una unione fra comuni che è praticamente il futuro di queste comunità, perché queste sono quelle unioni che rendono veramente forti comunità delle aree interne, le comunità che sono a rischio di spopolamento e anche di perdita di servizi. E allora la cosa importante è proprio questa loro volontà di unire non solo le proprie forze, le proprie potenzialità, ma anche le proprie debolezze per fare sì che ognuno, portando dentro questa unione le caratteristiche del proprio comune, possa essere di ausilio, di servizio anche agli altri. Nella differenza identitaria, ci sono per esempio due comuni, Arberesce su 8, e questo è oltretutto un grande segno di comprensione, cioè proprio di unione anche fra identità differenti. Geograficamente sono poste in una condizione che potrebbe risultare essere svantaggiata, invece può diventare proprio da questa unione, può nascere proprio la forza, che è quella della capacità di attrarre visitatori, di attrarre studiosi, di attrarre nuovi residenti, proprio perché in questa unione c'è la possibilità di arricchimento dell'una e dell'altra identità e dell'una e dell'altra proposta dei vari comuni.